Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi. Oggi è martedì ed è il 22 di marzo, antivigilia della partita dell'Italia che comincia ad occupare una buona parte dei quotidiani sportivi. Intanto, se non l'avete fatto, vi consiglio di vedere il video del nostro tecnico in quel di Dubai che si canta da solo Pioli is on fire. Molto bello. La dimostrazione anche così un po' del gruppo, diciamo, che si è formato in questo nostro splendido Milan, che tra l'altro oggi sulla Gazzetta dello Sport viene indicato come l'esempio migliore di squadra che ha proposto in un certo qual modo il gioco dell'Italia vincente ai campionati europei. Quindi un gioco offensivo, un gioco palla a terra, un gioco fatto di intento di attaccare, di essere propositivi e soprattutto un'idea di squadra importante. Oggi sulle prime pagine dei giornali tiene banco naturalmente la notizia di ieri del mancato rinnovo di Paolo Dybala. La Gazzetta dello Sport apre infatti così con Dybala fumata nera e poi qualche puntino di azzurro. Divorzio dalla Juve, l'Inter è pronta, la rottura dopo 7 anni. E ci sono state le parole dell'amministratore delegato della Juventus Arrivabene, che dice: Paolo non è più al centro del nostro progetto. Ora io vorrei, sapete, non ho l'abitudine di andare così a guardare in casa degli altri, vorrei solo far notare la differenza, se mi permettete, ecco, di stile comunicativo. Le parole dell'amministratore delegato della Juventus sono state dure, indubbiamente a qualcuno possono piacere perché molto esplicite, molto dirette, però io credo che ci debba essere sempre un po' di diplomazia nelle dichiarazioni di un dirigente così importante, di una società così importante, anche di fronte a un accordo che non c'è stato, perché evidentemente lo sgarro di qualche anno fa, quando Dybala rifiutò il trasferimento al Manchester United in cambio di Lukaku, non è andato giù in queste stagioni alla Juventus, e l'opzione che si era fatta, l'opzione di rinnovo della quale si era parlato a ottobre, che doveva essere una cifra intorno agli 8 milioni di euro, adesso non viene più accettata, non viene più proposta anzi dalla Juventus, e quindi c'è stata la rottura. Adesso vedremo dove andrà Dybala. Si parla, vedete, dell'Inter, c'è già la foto con la maglia dell'Inter. Dopo ce ne sarà un'altra dove vi farò notare un piccolo errore. Comunque il vero rivale, dice la Gazzetta dello Sport, è l'Atletico, nonostante Marotta abbia già un piano. Sulla destra vedete Nicolò Zaniolo, ora per sostituire l'argentino l'assalto è a Zaniolo. Vedremo insomma che cosa accadrà. La Juve ha questa politica anche di fare, diciamo, di fare incetta dei giovani talenti italiani. Vedremo chi sarà il sostituto di Dybala. Vedete a sinistra orgoglio nazionale, Mancini con i fedelissimi, non ho tempo per le prove, ripartiamo da Wembley. Niente dovrà azzerare l'editoriale di Luigi Garlando, niente dovrà azzerare la lezione dell'europeo. Garlando dice che resteremo sempre grati per l'impresa della scorsa estate, e questo è vero. La riflessione che eventualmente andrebbe fatta, e della quale magari parleremo perché è un argomento sempre di attualità, è un po' più ampia e riguarda in generale il calcio italiano, il movimento calcio italiano, le sue difficoltà ad esempio nelle coppe europee al cospetto di altre squadre, anche non straordinariamente più importanti dal punto di vista del fatturato. Pensiamo alla Juventus che è uscita con il Villarreal. Però ecco, se non ci sarebbe da muovere accuse troppo forti nei confronti della nazionale, è vero che un'ampia riflessione sul movimento calcio in Italia andrebbe fatta, direi, aggiungo, ancora una volta. Ormai abbiamo più riflessioni che partecipazioni ai mondiali negli ultimi anni, però veramente, ecco, bucare anche questo dal mio punto di vista non toglierebbe nulla chiaramente alla grande emozione che la nazionale ci ha fatto provare la scorsa estate. Però è anche vero che dal mio punto di vista si deve guardare avanti e si deve guardare sempre al prossimo obiettivo, per cui quello che è stato e resta scritto nella storia
ma è evidente che se l'Italia non si qualificherà per i prossimi mondiali, come ha detto Vincenzo ieri nel corso della live, il primo problema è che noi non avremmo dovuto esserci a questi spareggi. Ecco, questo è il punto di partenza per tutti i ragionamenti, adesso magari ne parleremo. Paura Colbrelli, vedete che ciclista che ha avuto un problema, ha avuto un arresto cardiaco e poi è stato salvato dall'intervento dei medici, quindi paura per questo atleta. Sulla destra vedete nel riquadro Milan Lang, si può fare, si parla di nuovo di questo giocatore, gioiellino del Bruges. In descrizione vi lascio il link per andare a vedere il video che avevo preparato proprio su Lang, per vederne un po' le caratteristiche, per capire quale potrebbe essere la compatibilità nel nostro Milan, ed è questa una cosa che faremo anche nei prossimi mesi in vista del calciomercato. Cercheremo proprio di approfondire rispetto ai nomi accostati, non tanto ecco la veridicità quanto piuttosto la funzione all'interno della nostra squadra in previsione futura. Questa è la Gazzetta dello Sport. Andiamo al Corriere dello Sport. Addio Gioia, divorzio racconti Nassa, nel futuro Raspadori con Morata e Vlahovic. Quindi diciamo, vedete, sempre giocatori italiani nel mirino della Juventus. La Juve scarica Dybala, non è più al centro del progetto. Mancini parla alla vigilia degli spareggi: voglio il mondiale per vincerlo. Ieri il commissario tecnico, come vi ho pubblicato qui nel video, l'avete sentito, ha parlato ancora una volta con una certa spavalderia, che da un lato ricalca quello che lui disse nel momento in cui prese in carico la nazionale, e dall'altro evidentemente non può dire altro in questo momento, perché chiaramente c'è uno spareggio da affrontare, c'è soprattutto una certa dialettica da mantenere, anche per dare la sensazione comunque di sicurezza nei propri mezzi. Stop Covid, Lautaro non parte, anche Vlahovic è tornato dalla nazionale. Napoli, gol di Mertens per crederci al posto di Osimhen, perché quando ripartirà il campionato Osimhen non ci sarà, perché sarà squalificato, e quindi il Napoli riparte da Dries Mertens. Roma e Tammy Mania, derby e 23 gol, Abraham sempre più protagonista, ha segnato 2 gol nel derby di domenica e si sta prendendo veramente la scena. È una squadra dalle mille difficoltà in questa stagione, ivi incluse quelle dell'allenatore, e però ha trovato questo giocatore, che è stata una scelta assolutamente azzeccata dal punto di vista di mercato. Andiamo a Tutto Sport. Gioia interrotta, vedete quello che vi dicevo prima: c'è la foto di Dybala con il 10 della Juventus e poi c'è la foto di Dybala con la maglia dell'Inter. C'è solo un piccolo problema, che probabilmente non sarà quella del prossimo anno, o almeno noi insomma ce lo auguriamo, noi tifosi del Milan naturalmente, soprattutto per quel triangolino che c'è al centro, che forse il prossimo anno non ci sarà, ma insomma. In ogni caso, anche qui approfondimenti sulla fine dell'esperienza di Dybala alla Juventus. Adesso starà anche ad Allegri gestirla in questi 2 mesi più o meno che mancano alla fine della stagione, perché già ci sono stati dei problemi per quel che riguarda le richieste del giocatore di un po' più di libertà, e adesso non sono mai situazioni semplici queste all'interno dello spogliatoio. E tra l'altro ieri insomma si è parlato anche per quel che riguarda un nostro giocatore, Frank Essie, di un contratto già firmato, ma ne parleremo. In Qatar per vincere il mondiale, dice Roberto Mancini. Vedete sulla destra la foto del nostro commissario tecnico sorridente, e così deve essere in vista della partita di giovedì con la Macedonia del Nord. E poi Kalulu Tomori, Milan, ecco il muro scudetto, nessun gol preso a marzo. Pioli ha trovato quasi per caso una coppia di centrali insuperabili. Grande Pierre, e grande Ficaio naturalmente, grande, grande coppia. Speriamo che possa essere davvero così un altro colpo di teatro, un po' di bravura, un po' di fortuna del nostro mister, e questa coppia insomma vabbè, lasciamo perdere per gli scaramantici. Questo era Tutto Sport. Chiudiamo con il quotidiano sportivo, che mette al centro Biraghi, lo strano caso di Bomber Bira, Fiorentina, occasioni da gol, il capitano primo a sorpresa. Biraghi, giocatore importantissimo, capitano di questa Fiorentina, sicuramente un giocatore che forse nella carriera, dopo l'esperienza all'Inter,
avrebbe potuto anche fare di più, ma comunque resta il fatto che in una squadra che sta tornando ad essere competitiva grazie al lavoro dei suoi dirigenti, grazie alle scelte, grazie alla scelta anche dell'allenatore, l'italiano, che è un allenatore molto bravo, che propone un certo tipo di calcio, e quindi insomma Biraghi sta trovando di nuovo un livello importante. Altro che bollito, Mua ritmo Champions, si prende la Roma dopo aver praticamente, dopo essere stato praticamente aggredito da tutta la stampa per un paio di mesi, una partita svolta completamente la stagione, a quanto pare, insomma, poi vedremo nel proseguo, però si sa che è così, un giorno si è su e il giorno dopo dal fango al paradiso in un attimo, quindi vedete, questa è la questione. E poi infine autogol Juve, vedete, autogol Juve, Dybala addio a 0 euro, che regalo per Inter e Barcellona. Un'altra cosa che voglio sottolineare prima di salutarvi è questa, cioè il fatto che anche nel caso di Dybala, al di là di questo titolo del Quotidiano Sportivo, si nota una cosa importante, come il discorso della perdita a zero di un giocatore sia una notizia dal punto di vista giornalistico, sia una sensazione dal punto di vista del tifoso, ma poi non rappresenta dal punto di vista contabile un reale problema per le società, per via di tante ragioni. Fate solo i conti, ad esempio, di quanto potrebbero, di quanto sarebbero costati determinati rinnovi in un piano, ad esempio, quinquennale, e capirete perché poi, tutto sommato, la perdita zero di un giocatore, che è sempre causa di un certo percorso, o comunque è sempre la fine di un certo percorso. La stessa cosa di Dybala è successa con noi, con Donnarumma, con che sia adesso, con Çalhanoğlu, cioè tutti i giocatori che arrivano a zero, è perché prima sono stati protagonisti di un percorso che li ha portati a non trovare punti d'incontro o a voler prendere strade alternative. Vi auguro una buona giornata a tutti.